povero Califano era tanto malato da tempo e si vedeva, portava i segni di questo male da qualche tempo. È stato un personaggio davvero controverso, bizzarro, stranissimo, è cambiato anche nella percezione della gente da quando era più giovane, più spavaldo, più spaccone, famoso per le sue imprese maschili e per vantarsene anche moltissimo, ma anche poi sorprendentemente per aver scritto alcune canzoni straordinarie, quindi poi aveva una vena, un'ispirazione di compositore assolutamente sorprendente. E poi sono tante le canzoni che ha scritto belle, andare a vedere bene. Poi insomma è anche una parte di sé, appunto, che era quello che piaceva a un certo pubblico più spregiudicato, più piaceva molto a quelli della malavita, insomma era un po' un eroe, no? In un certo senso, per un certo di pubblico. Negli ultimi anni, devo dire, tra l'altro, ho imparato a conoscerlo bene, e l'ho conosciuto solo negli ultimi anni, e siamo diventati anche abbastanza amici, nel senso che appunto avevo scoperto anche poi di persona un personaggio abbastanza diverso dalla percezione che c'era di lui in giro. E a un certo punto, se posso raccontare un aneddoto che però credo che spieghi molto di com'era il carattere della persona di Califano. A un certo punto, una mattina, svegliandomi, ho trovato degli sms, più di uno, ritirati, e mi sono accorto che erano sono stati inviati tipo alle 5 di mattina, insomma in piena notte. Allora leggo questi messaggi, c'era lui che raccontava, devo dire che anche leggendoli mi sembrava sentire la sua voce, che diceva: stanotte t'ho sognato, ho fatto un sogno, scusate uso delle parole un po' scurrili, ma insomma era così, e dice: stanotte t'ho sognato e tu mi mannavi a fanculo. E poi continuava, insomma io ripetutamente, secondo questo sogno, lo mandavo a quel paese, e adesso io rimasi anche là, ma guarda che brutto, mi dispiace aver fatto questa parte del sogno, guarda, insomma aspetto un po', in mattinata, un'ora decente, lo chiamo, verso le 11 mezzogiorno, lui mi risponde: ciao, come stai? Dico: ma scusa, ma hai fatto questo sogno, mi hai mandato questi messaggi? Lui, io, insomma, morale, non si ricordava nulla di quello che era successo, né del sogno, né di avermi mandato questi messaggi. Ecco, insomma è un aneddoto personale, ma che insomma racconti un po' della personalità di Franco.